Salve ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi l'ho fatto, anche questo ho fatto un po' in ritardo, per motivi di lavoro eccetera. Ho fatto il 31, quando mi gioco 2 giorni fa. Comunque la partita da esaminare è Genoa 1, Juventus 0. Porca puttana della miseria, dovrebbe bestemmiare da ora a domani. Perdere ancora queste cazzo di partite, minchia di partite, perderle così fa male, brucia lo stomaco ancora. Ieri mi sono calmato, dopo 2 giorni mi calmai a ieri, mi sono calmato ieri. Perché puttana della mia, non si può perdere una partita così. Abbiamo fatto 12 calcio d'angoli, 12. Ma neanche una cazzo di palla abbiamo fatto entrare in rete. Manco una palla abbiamo fatto entrare in rete, ma c'è da vergognare. C'è da vergognare, ma io non ce l'ho con la Juventus, non ce l'ho con Allegri. Ce l'ho la sfortuna del cazzo, la sfortuna della minchia. Tutti i portieri con noi diventano fenomeni, puttana della miseria, diventano fenomeni. Vedi il portiere dell'Olympiacos, Roberto, poi vendi Perin della minchia, fa una grande parata su Morata. Su Morata, cazzo, puttana della motosca, l'avevo vista in rete quella palla. Prende porca miseria, va a prendere e la prende, la salva quel bastardo di Perin. Poi negli ultimi 40 secondi becchiava il gol da Antonini. Da una scarpa, da un giocatore, un cesso di giocatore, da un giocatore che fa pietà. Chi cazzo è Antonini? Abbiamo preso un gol di merda. Un gol di merda abbiamo preso. Sì, tipo se il cazzo dei Juventini, i nostri tifosi Juventini, perché metto quello con loro. Era fuori gioco, ma fuori gioco sta minchia. Non ci dobbiamo attaccare come fanno i romanisti, i napoletani, gli interisti, tutti al fuorigioco, al rigore, c'è cioè rigore. Se c'era o non c'era, ma cazzo, puttana della miseria, noi dobbiamo mettere la palla in rete su 15 occasioni, su 12 calcio d'angoli, più le 3 occasioni limpide. Li dobbiamo mettere in rete, almeno 2-3 palle dobbiamo mettere in rete. Non possiamo fare così, ragazzi. Leggo su Facebook, ah, questa la vincevamo, ah, questa c'era il gol, l'ha detto fuori gioco. L'ha detto fuori gioco, pure se era fuori gioco, sta minchia. Tutta la miseria, non ci attacchiamo a fuori gioco, non ci attacchiamo al rigore che c'era su Pogba. Sì, il rigore credo che era da annullare, ma dai, non, dai, si può sbagliare. Ma puttana della miseria, una palla in rete, mettiamola. Una cosa che voglio dire ad Allegri, ma perché gioco con il 3 dimensioni? Perché gioco così? Perché metti 3 attaccanti, 3 attaccanti! Non vedi Morata per ora in forma, per ora Morata è in forma, in forma, in forma Morata. Può fare benissimo la differenza Morata. Mettilo titolare, mettilo titolare, titolare, mettilo! Poi che cazzo fai negli ultimi 20 minuti, fai uscire Llorente e metti Morata? Se già si era visto dall'inizio partita a tutti. Appena il primo tempo, subito, Llorente, sì, non ce l'ho con Llorente, in panchina, non sei oggi in forma, entra Morata, no che aspetto tutti i 10 minuti, 20 minuti per fare giocare Morata, perché fai questo Allegro, perché fai questo, io non ce l'ho con te, non mi rinnego quello che ho detto, non che mi stai simpatico, però oramai sei della Juventus e sei il nostro allenatore. Per non fare sbagli, metti la grinta, la grinta! Non ti ho visto mai una volta gridare ieri, onestamente, non ti ho visto gridare, rimetti così che. Ogni tanto parli con il tuo secondo, e sto cazzo! Che cazzo fai? Che cazzo fai? Abbiamo perso una partita con una piccola squadra e potevamo battere facilmente. Sì che il Genoa si è riduto, ha giocato a catenaccio, ok, però. Puttana miseria, abbiamo fatto 12 calcio d'angolo. Una volta, un colpo di testa di Llorente non è voluto entrare. Non si può, domani, ora, domani giochiamo con l'Empoli, ad Empoli, speriamo che giochiamo bene, facciamo il risultato. Poi martedì giochiamo di nuovo con l'Olimpia, speriamo di qualificarci. Ma no, la vedo dura con questa squadra, non vedo più le gambe, non vedo più, e siamo molli, ragazzi, siamo molli, siamo molli. Sì, li facciamo, se non facciamo occasioni tremende, proprio non li facciamo, non la vedo giocare bene a questa Juve. A 2-3 partite non la vedo giocare, come ho detto con il Palermo, neanche con il Palermo abbiamo giocato da grande squadra.
C'è la Roma che è più forte, per me lo dico da Juventino, spiegato da Juventino, da Juventino innamorato, perché la Juventus proprio l'amo più di ogni cosa, l'amo, la Juventus la seguo, la vedo per tutto, me ne foto di tutti, addirittura ho lasciato anche la mia ragazza per la Juventus, me ne foto la mia ragazza, lo dico in diretta, me ne foto la Juve, il mio amore, però vedo che la Roma gioca meglio della Juve, c'è quel Garcia che dà spinta a quei giocatori di merda della Roma, dà spinta, noi abbiamo un allenatore, un pippone, messo così. Ci manca, dovrebbe, a lei dovrebbe avere solo una cosa di Conte, la grinta, puttana miseria, la grinta. Conte li frustava, li insultava sempre, li gridava sempre, pure se diciamo 6-0 Conte, questo, la cosa se la faceva tanta. Invece Allegri è una mummia, si sta sempre muto. Ora domani gioca con 3 attaccanti, la stessa cosa fai con l'Olympiacos, tanto, tanto non mai, se tu non giochi con 2 attaccanti, perché ti vorresti difendere, non abbiamo niente da perdere. Ma te dico, o dentro o fuori, dobbiamo vincere per forza, ciò rischia con 3 attaccanti, però la Morata è in grande forma, Morata è in fondo perfetta, e Llorente un po' di meno, te sa, c'è un fuori classe, si vede, però questi 3 attaccanti già in attacco, e togli forse, fai riposare un po' a Samoa, e lo metti, ma te dico, in Champions, vedrà che cosa andranno meglio, cazzo, non si può perdere, di nuovo, come abbiamo messo con il Genoa, non si può perdere. Buon pomeriggio ragazzi, alla prossima. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, se è un pollicione in su, se, i commenti, commentate il video se volete, condividetelo tra i vostri amici, e sempre solo Forza Juve. Allegri, svegliati!